Ma io non do premi, i premi se li devono prendere loro quando vanno in campo. Io non do premi, io quando affronto una squadra vedo quali sono le caratteristiche, vedo che tipo di partita dobbiamo e possiamo fare e poi scelgo gli interpreti. A Genova dovevamo fare un certo tipo di partita, che avete visto tutti, basata un pochino di più sulle ripartenze, e certo non è che riparti con Manai, riparti meglio con Caprari, riparti meglio con Mitrizza e altri giocatori che hanno altre caratteristiche. In questa partita abbiamo bisogno di cose diverse, oltre al fatto che poi lui sta bene, ma stava bene anche settimana scorsa, se non fosse stato bene di certo non l'avrei messo in campo. E si tratta di un'ottima squadra che l'anno scorso ha fatto 56 punti, se non sbaglio, quindi una squadra che fa 56 punti ed è la stessa. E domani è una partita in cui affronti una squadra che sulla carta pensi che non sia come le prime, ma così non è, perché incontri una squadra forte. Il ritmo alto è una nostra prerogativa, è una squadra, la nostra è una squadra costruita sulla qualità, e qualità che devi far fruttare avendo ritmi alti, perché se hai ritmi bassi tu puoi avere tutta la qualità che vuoi, ma soprattutto contro una squadra come il Chievo, che è molto ben messa in campo e, come hai detto tu, è una squadra molto esperta, che capisce molto meglio di noi, se vogliamo, i momenti della partita, quando deve attaccare e quando si deve abbassare, e questo è frutto dell'esperienza. Tu devi per forza di cose sfruttare al massimo quelle che sono le tue qualità.